fatta e adesso cominciamo ad applicare un prodotto sulle sopracciglia. Oggi aggiusteremo le sopracciglia, cominciamo a riempire i buchetti con il prodotto della Make Up Forever che si chiama Aqua Brow. Questo è il numero 10. Intanto aggiusto la forma e dopodiché aggiungo un pochettino di colore nelle sopracciglia per poter riprendere le sfumature sui capelli. Siccome Patrizia c'ha i capelli che virano un pochino sul colore, diciamo, castano, un po' melanzana, vado a prendere un pochino di ombretto viola opaco e vado a sfumarlo sopra le mie sopracciglia. Quanto sei bella, Patrizia. Come sempre, un occhio abbiamo già fatto per accelerare un po' il processo. E cominciamo a fare quell'altro. Vado ad utilizzare un primer per gli occhi. Vado ad usare questo qua della Essence che si chiama End of Stage. Poi, siccome voglio crearmi la V esterna con un eyeliner in gel, in questo caso vado ad utilizzare il Macroviolet di MAC. Allora, come colore principale andrò ad utilizzare la palette, la T09, che sta tutta sui toni di viola della Make Up Atelier. E parto dal colore più chiaro, che è quello, il bianco rosato. In mezzo vado a scurire leggermente con un rosa un pochino più carico. E verso la fine dell'occhio con un viola. Vado a ripassare con lo stesso viola anche la parte della inferiore, questa sopra solo. E poi vado ad applicare un pochino di rosa sulla parte della fissa. Prendo un viola più scuro e vado a creare la V esterna con un viola più scuro. Poi vado ad utilizzare un illuminante. In questo caso mi prendo questo pigmento pressato, che è quello della L'Oreal, il numero 002, e lo vado ad applicare nell'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso con un cake eyeliner, sempre viola scuro, vado ad evidenziare maggiormente la parte inferiore dell'occhio, lasciando la codina dell'eyeliner all'inizio dell'occhio completamente aperta. Adesso vado a prendere questo bellissimo eyeliner dell'ultima collezione di Pupa, se non sbaglio si chiama Navy Chic, è un eyeliner blu elettrico, il numero 301. E lo applico ovviamente sulla rima superiore delle ciglia. Purtroppo non è un eyeliner molto molto coprente, quindi bisogna leggermente stratificarlo. Applico il mascara e le ciglia finte. Poi, per mantenere tutto il resto del viso molto luminoso, vado ad utilizzare questo blush in crema che si chiama Like a Doll, sempre dell'ultima collezione di Pupa. Questo è il numero, casca tutta, 103, così mi dà quell'effetto un po' bagnato e molto molto luminoso sulla pelle. Poi vado a prendere anche un rossetto molto leggero, sempre un rossetto glossato, questo è Miss Pupa, il numero 302. Siccome rimane comunque leggermente un po' troppo acceso, lo vado a miscelare con una goccia di gloss trasparente. Il rossetto è questo qui, e il gloss vado a utilizzare miscelandolo con il MAC Lip Gloss, che mi dà una luminosità veramente a specchio, ma vado semplicemente a creare il mio lucido labbra. Color, diciamo, lampone.
Questo è il look finito, spero tanto che vi piaccia e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!